ringrazio. Inizio soltanto per dire che questo è il primo degli appuntamenti che Guido Lascaris organizza insieme a Oggi Zero. Io confondo sempre con OGR, ma devo fare attenzione se non mi picchiate, con Oggi Zero, che è una casa editrice, ma poi loro adesso si presenteranno meglio. E sono, è una collaborazione che nasce su due filoni, diciamo così. Il primo è quello sull'urgenza. Myanmar, Afghanistan, diciamo così, è sull'urgenza dell'argomento. Il secondo è più strutturale all'interno dei progetti che vogliamo portare avanti come Villa Lascaris per questo anno 2022. Abbiamo cercato di organizzare delle occasioni sul tema note di ecologia, azioni e questioni dell'agire ambientale. Per cui su questi temi cerchiamo di strutturare su diversi livelli delle iniziative. E visto che diversi livelli, diversi linguaggi, vuol dire che per parlare di ecologia, come primo appuntamento abbiamo pensato di fare un corso di cucina. Per essere più precisi, un corso di cucina sostenibile. Il titolo del corso è Buono è sostenibile. E il primo appuntamento è il 16 dicembre. Poi ci sono 5 appuntamenti di corso di cucina, andate a casa con un ricettario e finisce sperimentando quello che si è proposto di cucinare sul tema della sostenibilità in cucina. Poi ci saranno sicuramente altre occasioni, pensiamo di tematizzare il problema dell'acqua, il problema del litio, insomma di muoverci su diversi fronti e su diversi linguaggi. L'unica cosa che vi dico, oltre a ringraziarvi di essere presenti, è che è inutile che io adesso mi metta qui a dire tutti gli appuntamenti che stiamo pensando e che abbiamo calendarizzato, perché se no tolgo spazio a chi invece deve parlare. Iscrivetevi alla newsletter, andate sulla home page di Villa Lascaris e in fondo c'è la newsletter. Mensilmente, esce mensilmente, dunque ci sono gli appuntamenti del mese successivo, oppure diventate amici di Facebook piuttosto che di Instagram e vi trovate tutte le indicazioni. Lascio soltanto un momento la parola ad Adriano che presenta Oggi Zero. Mi aggancio all'ultima cosa che ha detto Marco, perché anche noi facciamo una newsletter, la facciamo ogni luna piena, e quindi del contrario di quello che fanno loro, che sono appuntamenti a cui prenotarsi, a cui partecipare, e invece noi proponiamo gli articoli che abbiamo fatto, perché Oggi Zero nasce come piattaforma di articoli o di materiali o di podcast, quindi audio da ascoltare o anche video, per approfondire degli argomenti che possono essere di affari internazionali, diciamo banalmente geopolitica, ma in realtà forse si estende ulteriormente il concetto ad affari internazionali. È stata un'urgenza più che altro nostra, mia e di Chiara, che da decenni lavoriamo nell'editoria, e avevamo cominciato con una collana dove entrambi, sia Emanuele Giordano sia Massimo Morello, detto Max, hanno partecipato con dei libri che sono quelli che andremo a illustrare questa sera. Uno è espertissimo di Afghanistan, è dal 78 che bazzica da quelle parti, e l'altro è espertissimo di Birmania, anche lui da decenni che ogni anno almeno un giro da quelle parti lo fa, a parte il Covid che ovviamente gli ha impedito di farlo. Questi due libri nascono e vengono pubblicati in una collana che non è Oggi Zero, è una collana di Rosenberg e Segni, una blasonata casa editrice torinese che ha più di 130 anni. Noi ci ricordiamo ormai da un bel po', e avevamo proposto questa collana perché ci sembrava importante e una mancanza nel panorama dell'editoria italiana. Poi la collana prosegue, ma c'era stretto una pubblicazione all'anno, ci andava stretta, e quindi abbiamo pensato di farle noi,
di proseguire questa idea utilizzando di più il sito che è oggizero.org, appunto dove mettiamo questi materiali. Da qui gradualmente cerchiamo di accumulare abbastanza temi, approfondimenti, materiali, idee da svariati autori per arrivare alla fine a pensare che vale la pena di fare un libro. E infatti ne stanno per uscire quattro, uno su Astana, uno sulla globalizzazione, uno su una esperienza fatta nelle rotte dei migranti a Biach, e uno che è già uscito sui servizi segreti putiniani. I loro due libri sono tra gli ultimi che abbiamo pubblicato nella collana. Vabbè, Emanuele già collabora da più tempo con quella collana, sono già usciti almeno altri due libri, uno è Sconfinate e uno invece riguardava di nuovo l'Afghanistan in precedenza. E invece Burma Blu è un'idea che ci ha proposto Massimo, ma che abbiamo conosciuto attraverso Emanuele. Ecco, entrambi i libri sono interessanti, hanno degli addentellati comuni che sono quelli per cui stasera avevamo pensato di metterli insieme, e per questo passo la palla a Ermi Segatti che potrà iniziare a stimolare il dibattito a partire dalle sue competenze. È stato, come sapete, un teologo e ha insegnato teologia extraeuropea, e quindi è il motivo per cui è la persona forse più adatta per mettere insieme le due esperienze da un certo punto di vista. Sì, ben volentieri faccio questa operazione chirurgica un po' pericolosa del mettere insieme Afghanistan e Myanmar, perché sono ricchi di cose che hanno analogie ma anche differenze piuttosto significative in un quadro che tutto sommato è molto complicato. E mettendosi nello stato d'animo di affrontare mondi complicati, facciamo un'operazione semplice, cioè di non semplificarli fuori misura. Allora io comincio a dire ciò che questi due mondi sollecitano sguardo comune. Il primo, beh, fondamentale secondo me è la complessità del mondo etnico che li compone. Una ricchezza impressionante, ma se vogliamo una tensione impressionante di popoli all'interno di territori che sono un po' anche il precipitato di spostamenti continentali lungo i secoli. E quindi orientarsi dentro questa varietà e ricchezza di popoli penso che sia molto ben, diciamo, affrontato dai due libri che sono stati prima presentati. Aiutano a fare chiarezza sulla realtà concreta di questi mondi all'interno di due nomi che sembrerebbero già dire tutto, Afghanistan e Birmania o Myanmar, come si dice di recente. Un secondo momento che potrebbe unificare questi due mondi che sono così ricchi per conto proprio è che qui si tratta di zone di guerra e la guerra è sconvolgente per molti versi. E credo che loro ci daranno molti elementi, nel libro certamente ci sono, per comprendere che cosa la guerra significa e di che tipo sia questa guerra che si sta all'interno di tutte e due le realtà, in modalità anche differenti, Birmania e Afghanistan. Un altro elemento che accomuna questo mondo asiatico che ci è incombente, ma che è abbastanza estraneo al nostro modo di ragionare comune quando guardiamo il pianeta Terra, questi mondi sono sovrastati da altre, diciamo, realtà enormemente incombenti, che sono appunto le grandi superpotenze storiche, comprese quelle nuove, cioè la Cina. E questa presenza che incombe su di loro è elemento anche costitutivo di ciò che si svolge dentro loro. Un altro aspetto è quello
dei nostri pensieri utopici su questi mondi. Cioè noi abbiamo in deposito, e di nuovo ripeto, i due libri lo sottolineano molto bene, in deposito delle visioni rispetto a questi mondi che sono nella condizione appunto data di guerra e di tensioni interetniche, abbiamo avuto dei progetti rispetto a questi mondi. Lascio alle spalle quell'altra sponda dei progetti che fu la conquista di questi mondi, ma anche semplicemente dopo il modo con cui si è pensato che dovevano essere rispetto al modo con cui noi pensavamo che dovessero essere, questo è un elemento anche importante, perché qui si gioca una parte della loro esistenza, del passato prossimo, del presente e del futuro. Un altro aspetto che accomuna è che sono luoghi di due straordinarie esperienze religiose, e sono il buddismo da un lato e la Birmania, anzi la Birmania è il luogo per eccellenza del buddismo della scuola antica, cioè del Theravada, e l'Afghanistan è uno dei luoghi in evoluzione dell'Islam. Poi un altro elemento che accomuna nell'attenzione mondi pure così diversi è che qui il potere militare ed economico hanno avuto un intreccio tra di loro che è un po' inedito nella concezione che abbiamo noi nella tradizione occidentale. Questo avviene più spudoratamente nella Birmania, almeno a mia conoscenza, ma anche nell'Afghanistan le forze politiche militari sono forze politiche economiche. E infine si potrebbe formulare, ma qui veramente mi fermo perché devo parlare loro, hanno molte cose da dire, si deve tenere conto che guardando gli ultimi 30 anni almeno, ma si potrebbe dire anche 50 anni, prima lo formulo ciò che sto per dire per la Birmania, ma poi ritengo che quell'altro mondo che io conosco poco, grazie per quello che tu mi hai aiutato a vedere, che è l'altro mondo anche analogamente ha, ed è il fatto che su quest'arco di 50-70 anni ci sono stati molti sconvolgimenti. Parlo di solo della Birmania, ripeto. Ma alla fine ci sono verificati inesorabili alcune costanti. Una specie di cervello piatto della storia. Proviamo a dirlo nei termini che sono per la Birmania. Lotta contro il colonialismo, liberazione dal colonialismo, le forze che si erano anche militarizzate nella liberazione assumono il potere anche politico, tra l'altro il padre di Aung San Suu Kyi è l'autore forse più eccellente. Poi però questo potere militare tenta, dopo un breve spazio di cessione del potere militare per passare ad un potere politico non identificato col potere militare, non funziona. Il potere militare si riprende in mano e frena lo sviluppo che poteva essere possibile della decolonizzazione in termini democratici. Passano 10, passano 20 anni, passano 30 anni. Il potere militare pensa di poter tentare di nuovo le elezioni. E uno dei capitoli secondo me più interessanti è che questo pensare dei militari che si ritengono in grado di giudicare qual è lo stato vero dell'arte del popolo e poi sistematicamente sbagliare. Pensano di riuscire, perdono le elezioni, riprendono in mano violentissimamente anni 90, il potere e poi ritentano di nuovo un'apertura democratica, pensando di perdono di nuovo, perché si sviluppa la società in modo tale che si arriva alla soluzione che noi vediamo, adesso ho saltato un passaggio intermedio per andare troppo per complicato. Comunque il massimo della speranza che si potesse attuare una fase democratica in Birmania con l'emergere sia pure condizionatissimo di Aung San Suu Kyi, che potesse questo diventare l'orizzonte indefinito ormai, niente da fare. Primo di febbraio di quest'anno l'esercito riprende in mano completamente la politica.
ma io a questo punto, cominciando da te, ti rivolgo una domanda perché so che per te è focus di molte cose che importanti che hai da dire. Rifai una rilettura di come ci siamo comportati noi nel considerare Aung San Suu Kyi qui in Occidente, di come tu vedi le cose e di come stanno ora. Grazie. Innanzitutto grazie a te, davvero avrei quasi voluto sentirti continuare perché stavi facendo una sintesi tra Afghanistan, Birmania, Occidente fenomenale, quindi grazie. Per venire alla tua domanda, la mia lettura di Aung San Suu Kyi è una lettura che è un po' controcorrente rispetto alla narrazione, per usare un termine molto amato oggi, corrente. Vale a dire, Aung San Suu Kyi per molti anni, fin tanto che era in prigione, fin tanto che era agli arresti, per l'Occidente è stata una sorta di icona, di eroina. Ha contribuito il fatto forse che era una donna di grosso fascino, il suo atteggiarsi in una certa maniera, questo fiore di frangipani perennemente tra i capelli, era diventato una specie di Che Guevara, di Santino, e tutti lo adoravano. Poi cosa è successo? Due fatti fondamentali. Uno, c'è stata un'apertura del Myanmar, della Birmania, come preferisco chiamarla, verso una roadmap per la democrazia. E secondo, Aung San Suu Kyi ha commesso un peccato imperdonabile per una santa. Non è morta, non è stata uccisa, non è diventata una martire. E questo l'Occidente non glielo ha perdonato. Contestualmente lei si è dimostrata una politica abile, che aveva, è un'opinione molto personale, ripeto, a cuore il suo paese, ed è incappata in un problema che è la vicenda dei Rohingya, che tutti conoscete perché si è parlato di Rohingya come di nessun altro al mondo forse. In altri tempi i Rohingya sono il sostituto asiatico dei palestinesi, in un modo o nell'altro, attenzione, sono stati e sono vittime di persecuzione, però sono diventati, improvvisamente sono esplosi, sono entrati al centro della ribalta, e questo per molti movimenti di opinione occidentali ha significato che hanno sostituito, c'è stata una sostituzione di icone da Aung San Suu Kyi ai Rohingya. I Rohingya avevano dal loro il grosso vantaggio che morivano ed erano perseguitati, quindi più facile abbracciare la bandiera dei Rohingya. Dopodiché ogni perseguitato ha bisogno di un persecutore, e per una sorta di nemesi o di cattivo karma, non lo so, il persecutore è stato identificato in Aung San Suu Kyi, non i militari, che erano i veri responsabili delle persecuzioni, ma in Aung San Suu Kyi. Perché? In Italia si direbbe concorso esterno in associazione mafiosa, qualcosa di questo genere, cioè in una sorta di reato artificiale. Lei è stata accusata di non aver difeso a sufficienza i Rohingya, cosa che lei in realtà ha fatto. Non li ha difesi a sufficienza secondo gli standard occidentali. Per gli standard birmani lei li ha difesi anche molto, tant'è che in Birmania le fazioni estremiste, dei buddisti, ultranazionalisti, si sono schierati contro Aung San Suu Kyi. Per l'Occidente però questo non bastava, perché per l'Occidente, appunto, ripeto, bisogna schierarsi con le buone cause. Morale, è montato un movimento d'opinione nei confronti di Aung San Suu Kyi di cui credo non si avessero quasi precedenti, perché era veramente ad personam. I generali erano scomparsi, non se ne parlava più, cioè era loro, però era lei l'artefice del genocidio, tant'è che appunto
si scatenò, le volevano levare il Nobel per la pace. In Italia molte città, compresa Bologna, se non mi sbaglio, le hanno levato la cittadinanza onoraria. Cantanti, attori, attrici, nani, ballerine si sono schierati contro Aung San Suu Kyi in questi movimenti globali di opinione. Tutto ciò ha avuto delle conseguenze. Aung San Suu Kyi è stata privata del supporto internazionale, il che ha facilitato il colpo di Stato. Per come la vedo io, non ho problemi a dichiararlo, l'Occidente è stato complice del colpo di Stato, rendendolo più facile. Ne è dimostrazione che non si sono viste, Aung San Suu Kyi è stata la prima vittima del golpe. Non si sa tuttora di preciso dove sia, né come stia, anche gli suoi stessi avvocati possono dirlo di poco, però non si sono viste particolari manifestazioni, anzi nessuna. Cioè, tanto quanto c'erano manifestazioni contro la signora, dopo, per uno strano paradosso, non si è visto nessuno che si schierasse con la signora nei confronti contro il regime birmano. E ha avuto anche conseguenze molto, molto più gravi in termini geopolitici. In termini geopolitici cosa è successo? Aung San Suu Kyi stava portando la Birmania nella sfera di influenza occidentale. Che poi questo possa essere buono o cattivo è un altro discorso. Era sostenuta dagli Stati Uniti, era amica di Hillary Clinton quando la Clinton era segretario di Stato. Tutto ciò le ha fatto perdere il favore dell'Occidente ed ha ineluttabilmente spostato la Birmania da una posizione vicina all'Occidente a una posizione vicina alla Cina. Tant'è che Aung San Suu Kyi era considerata la più amica dei cinesi. Tant'è che il giorno prima del colpo di Stato, pochi giorni prima del colpo di Stato, Aung San Suu Kyi era in Cina a firmare accordi commerciali per circa diversi miliardi di dollari. Gli stessi giorni il generale Min Aung Hlaing, che è l'artefice del golpe, era in Russia, perché i generali birmani non amano i cinesi. I cinesi sono dei controllori molto rigorosi, molto efficienti, cosa che non è Putin. Putin è molto più vicino, la concezione autocratica di Putin è molto vicina a quella dei generali birmani, personalistica, selvaggia, molto diversa da quella impostata dal regime cinese, che comunque è frutto di un partito molto organico, molto strutturato. I birmani, i generali birmani, temevano moltissimo l'influenza cinese, hanno ottenuto l'appoggio della Russia, e ciò ha modificato ulteriormente gli equilibri del potere. Quindi ecco, molto spesso si dice un battito d'ali a Nuova Delhi crea un tifone a New York o viceversa, dipende da dove si guardano le cose. A mio giudizio i movimenti d'opinione, o certi movimenti d'opinione in Occidente, hanno creato un grosso tifone in Birmania. Questo ottimo primo punto di partenza, perché penso consenta di interloquire, poi ci sarà spazio per interventi alla fine, su un nodo di approccio alla Birmania oggi, che rimane in quei termini che dicevi, cioè rimane scioccato, deluso e diciamo a prendere distanze rispetto a quello che era fino a molto tempo fa. Io ricordo l'onorificenza della cittadinanza concessa a Aung San Suu Kyi qui a Torino, fino a poco tempo fa era la Birmania della speranza, il volto di una speranza per la Birmania. Per diciamo continuare su un registro che ha delle affinità, che sono una delle affinità che sottolineavo prima, di due mondi che sono pur nell'Asia diversi,
La domanda mi viene a seguire di un incontro che si è tenuto qui non molto tempo fa, quando un ex talebano, un scrittore di un certo successo, con le sue pubblicazioni, aveva tentato di spiegare innanzitutto, penso, l'errore dell'Occidente rispetto all'Afghanistan. Evidentemente l'accusa più recente e più forte era quella del modo dell'essere stati presenti militarmente e non civilmente, ma anche poi c'era la punta acuta e velenosa del modo con cui si sono ritirati, delle modalità finali. Ma ad una domanda piuttosto stringente che era venuta dal pubblico, e cioè, detto in termini quasi brutali, ma di chi ci si può fidare oggi in Afghanistan? Posso rivolgere anche a te? Buonasera, buonasera a tutti, grazie a Don Marco per questo invito, oggi Zero per averlo organizzato e a Padre Hermes per aver avuto la capacità di mettere assieme due temi tanto diversi ma con alcune caratteristiche, come lui ha sottolineato, che li avvicinano. Rispondere alla sua domanda è naturalmente una grossa avventura. Io posso rispondere con una battuta che è questa. Ho imparato nella mia frequentazione in Afghanistan a fidarmi degli afghani, che considero un popolo speciale, anche se penso che le razze non esistano, se ne esiste una particolare, questi sono gli afghani, che hanno, a mio avviso, due caratteristiche che me li rendono particolarmente simpatici. La prima è che sono persone di cui ci si può fidare, il che nella vita non è un fatto così evidente, in molti popoli, compreso il nostro. Il secondo è che hanno un profondo senso dell'umorismo, questo li ha salvati da 40 anni di guerra, tanti sono gli ultimi decenni che l'Afghanistan ha passato sotto la guerra. Dopodiché io non so se ci potremo fidare dei talebani, abbiamo visto che non ci potevamo fidare molto del governo in carica e abbiamo visto che non avremmo dovuto fidarci di noi stessi, che abbiamo promesso all'Afghanistan non soltanto la democrazia e i diritti ma soprattutto lo sviluppo e che il 15 di agosto abbiamo lasciato un paese dove 7 persone su 10 vivevano sotto la soglia di povertà, quindi con meno di 500 dollari l'anno. Adesso sono presumibilmente 9 su 10, queste sono almeno le proiezioni degli Stati Uniti, e questo è anche l'effetto della guerra. Che cosa, Padre Hermes, se mi consenti, mette assieme, del resto tu l'hai detto come primo elemento, il Myanmar e l'Afghanistan? La guerra. Non perché non ci siano altre guerre nel mondo, io lavoro in un progetto che si chiama Atlante delle Guerre, noi tutti gli anni le contiamo, quest'anno ne abbiamo contate 30, più un'altra trentina di conflitti di bassa intensità. Per conflitti di bassa intensità possiamo intendere il Libano, anche il Nicaragua, cioè luoghi dove c'è una forte protesta sociale che in molti casi viene repressa nel sangue o con carcerazioni più o meno preventive. Però la guerra, quella che purtroppo alla fine traccia un bilancio di tantissime vittime, per il Myanmar stiamo parlando di qualcosa come 1200 persone nell'arco di meno di 12 mesi, e per l'Afghanistan stiamo parlando di un bilancio negli ultimi 20 anni di guerra di 250.000 vittime, che per 4/5 sostanzialmente sono civili. E quindi questo è l'elemento che li mette assieme. Che li mette assieme, nel caso del Myanmar, vedremo come andrà a finire, una situazione molto complicata in evoluzione, ma che perlomeno per l'Afghanistan, a mio avviso, ci dice una cosa. E cioè che considerare la guerra una sorta di male assoluto non è soltanto una posizione ideologica da pacifista,
è che la realtà dei fatti dimostra che effettivamente la guerra, se mai lo è stata, forse in certi casi lo è anche stata, pensando alla Seconda Guerra Mondiale, non è o non è più lo strumento con cui risolvere i conflitti internazionali. Lo dice la nostra Costituzione, ma l'Afghanistan è la dimostrazione che con la guerra non si arriva da nessuna parte. Perché, si domanderà qualcuno, e uno storico militare ha tentato la risposta, che sembra un po' paradossale, ma è interessante. Cioè dice Gastone Breccia, che è uno storico militare che ha scritto recentemente, cioè un paio di anni fa, un libro che si chiama Missione fallita. Breccia dice: di questi 250.000 morti, 70.000 sono soldati afghani e altri 10-15.000 sono soldati pakistani. Tutti gli altri sono civili, poi ci sono i soldati nostri. Voi sapete che gli italiani hanno pagato un tributo di sangue di oltre 50 soldati, gli americani di circa 3.500. Poi ce ne sono altri 3.000 che sono contractor, cioè mercenari che gli eserciti spesso utilizzano. È una brutta contabilità, ma è utile farla, perché questo dimostra, dice Breccia, che ormai le guerre noi le facciamo combattere dagli altri, perché noi non possiamo più permetterci il lusso elettorale di far morire i nostri soldati. Non è una questione umanitaria, è una questione di interesse elettorale. Il problema è che facendo combattere le guerre agli altri è un po' come se uno affida i suoi terreni a qualcun altro e se ne disinteressa. Difficile che poi il reddito di quel terreno sia così interessante. Noi mandiamo avanti gli altri a morire, gli forniamo magari una grande tecnologia, ma alla fine perdiamo una guerra che invece dall'altra parte è sostenuta da persone che hanno una forte motivazione. È il caso dei talebani. Si può pensare quello che si vuole dei talebani, che siano un regime oscurantista, che viola i diritti delle donne, che non consente la libertà di espressione, ma va riconosciuto ai talebani, se non altro dal punto di vista militare, di essere stati in grado di vincere la guerra. Un problema, perché questo è un nostro problema, con cui noi non riusciamo a fare i conti. Io vi chiedo se voi avete sentito da un politico italiano una spiegazione del perché abbiamo perso una guerra che ci è costata in termini di denaro 9 miliardi di euro. Se c'è stato un dibattito pubblico parlamentare in cui uno dice: ma abbiamo fatto bene a fare questa guerra, se abbiamo fatto bene dove abbiamo sbagliato, quindi noi abbiamo un problema con la guerra. E forse è arrivato il momento, sarebbe arrivato il momento in cui magari si può sostituire alla guerra l'unica altra arma che noi abbiamo a disposizione per risolvere i conflitti, che è il dialogo. Una parola antipatica che richiede fatica, che richiede tempi lunghi, che non arricchisce molto chi la fa, ma che consente alla gente di non morire più. Io ritornerei al rapporto di Aung San Suu Kyi con la questione appunto tanto Rohingya, di cui si è sfiorato prima perché penso che questo illumina poi su altre cose. Io anticiperei, se possibile, un'altra domanda, un'informativa che di solito non si riceve completa e continua, su che cosa, come si è costituito il potere dell'esercito birmano. Come si sia? Come è costituito? Allora, parto dalla coda. Il potere dell'esercito birmano si è costituito storicamente proprio con il padre di Aung San Suu Kyi, cioè Tasmado, così questo è il termine, vale a dire le forze armate genericamente, è l'organizzazione più potente all'interno della Birmania, perché è con l'esercito che si forma la Birmania indipendente. Con il padre di Aung San Suu Kyi, il generale Aung San,
Tant'è che una delle cose che rimproverano o rimproveravano ad Aung San Suu Kyi i suoi oppositori era: ma lei è comunque la figlia di un generale, che lei non ha mai non solo negato né rinnegato, ma di cui si è sempre vantata, anche a conferma della sua, diciamo, durezza. Per tornare alla costituzione dell'esercito, l'esercito era il motore dell'indipendenza ed è stato l'elemento strutturale della formazione dello Stato birmano, della Repubblica dell'Unione del Myanmar. Per un motivo fondamentale, semplifico al massimo, in Birmania ci sono all'incirca 130 etnie. L'unico elemento che potesse tenerle assieme era un esercito, vale a dire un esercito che potesse tentare quantomeno di controllare le forze centrifughe determinate dalle etnie, perché ognuna di queste etnie reclama una sua identità non solo culturale ma anche territoriale. Quindi in Birmania c'è sempre stato uno scontro tra il potere centrale, che è incarnato nell'etnia dominante, il Bamar, e tutte le etnie. Mi viene spontaneo questo gesto perché in effetti il potere centrale è collocato a centro, cioè i Bamar vivono soprattutto nell'area centrale del paese, tutto attorno le diverse etnie che hanno una tendenza centrifuga. Quindi morale, Tatmadaw, l'esercito, era l'unico mezzo per controllare tutte queste forze, per gestirle. Il problema è che la soluzione era anche il problema al tempo stesso, cioè l'esercito non ha controllato queste fughe con il dialogo, ma le ha controllate con la forza, le ha controllate combattendole. Questione ulteriormente complicata, perché poi quando noi parliamo di gruppi etnici o di milizie etniche in Birmania, nell'immaginario occidentale c'è il miliziano etnico è visto come una sorta di indio più o meno pittoresco che vive nella giungla male armato. Le milizie etniche sono eserciti. Sono eserciti mediamente molto ben armati, anche perché i gruppi etnici si alimentano con il traffico di droga. La Birmania è il più grande produttore di oppio e quindi di eroina al mondo. Adesso è tornato a essere un primato che si sono sempre battuti tra Birmania e Afghanistan. Credo che in questo momento sia in testa la Birmania. In più, la Birmania è anche uno dei maggiori produttori di metanfetamine, quindi tutto ciò genera un enorme flusso di denaro che è controllato dalle milizie etniche e in parte dall'esercito centrale, che cerca di... è un'economia di ricatto e di complicità tra milizie etniche e esercito centrale, che si intrecciano abbastanza. Quindi ecco, la forza militare nasce da questo, cioè un esercito che ha il suo potere più che sulle baionette, sui fiori di papavero. Detto ciò, il padre di Aung San aveva già cercato di controllare, di creare un processo di unificazione nazionale in quella che era la conferenza di Panglong, dal nome di una località. Diciamo che questa operazione venne interrotta perché Aung San venne ucciso proprio per questi suoi tentativi di pacificazione, perché poi non a tutti veniva così comodo un paese unito o comunque dialogante. E ciò poi ha determinato il fatto che i militari continuassero a detenere il potere e costituissero delle vere e proprie... un vero e proprio potere, non solo più basato sulle armi e sulla droga, ma anche sul controllo economico, cioè i militari, la struttura militare birmana si autoalimenta, cioè controllano le fabbriche di birra, controllano le banche, controllano le assicurazioni
i militari vivono in condomini, in case a loro riservate, fanno la spesa in supermercati a loro riservati, cioè vivono in una situazione di privilegio totale che ha fatto sì che si fidelizzassero, cioè che si creasse una casta militare che non voleva e non vuole tuttora perdere il potere. Quindi molti dei problemi che si sono susseguiti in Birmania sono proprio determinati da questa paura da parte dei militari di perdere tutta una serie enorme di privilegi che avevano. Quindi questo veramente a grandissime linee è la struttura del potere militare in Birmania. Questione dei Rohingya, direi fino a che ora abbiamo qua, perché sto cercando disperatamente una battuta che la possa sintetizzare, ma non ce l'ho. Vi posso solo raccontare un episodio personale che rappresenta com'è cambiata la percezione del problema in Occidente. Circa 15 anni fa io feci un grosso lavoro sui Rohingya andando a visitare i campi profughi in Bangladesh con un fotografo molto bravo e quando tornai in Italia cercammo giustamente di vendere questo lavoro che ci aveva preso molto tempo, aveva comportato anche qualche rischio, molti disagi e non ci riuscimmo. E eravamo in un momento in cui, come mi disse il caporedattore di un giornale, Massimo, ma tu continui a portarci queste storie di disgraziati, lui disse di sfiga, la gente qui vuole le cose allegre. E io, presi atto della cosa, poi riuscii a pubblicare quel lavoro senza le fotografie, perché non c'era nessuna rivista che volesse un grosso lavoro. Senso. I Rohingya, sti Rohingya, che noia. Passa qualche anno, diversi anni, e improvvisamente, come io dico, i Rohingya sono diventati di moda. Sono diventati a loro volta dei santini, se ne parlava. Qualsiasi cosa io dicessi, sono stati in Birmania, ma i Rohingya, era un po' come il bibbiano, sì, ma i Rohingya. E ripeto, sono stato il primo in Italia a denunciare la situazione tragica, tremenda dei Rohingya. Dopodiché sono diventati una scusa buona per tutte le stagioni, come dicevo prima, sono diventati l'elemento a cui ci si aggrappava per condannare Aung San Suu Kyi, ma fondamentalmente non c'era nemmeno questa volontà, erano di moda. Devo dirlo con molta franchezza, erano di moda per altri. E questa, ripeto, è un'opinione totalmente personale che mi trova a essere criticato da molti. Per coincidenza, i Rohingya sono diventati di moda quando Al Jazeera ha cominciato a fare dei grossi lavori denunciando la situazione dei Rohingya. E i Rohingya, tramite Al Jazeera, divennero per l'Occidente la dimostrazione che di quell'equazione non tutti i musulmani sono cattivi, anzi ci sono molti musulmani che sono perseguitati e sono perseguitati da figure proprio come Aung San Suu Kyi. Ripeto, può essere una coincidenza, ma come diceva il nostro, a pensare male si fa fatica, ma forse ci si prende. E questo è, ripeto, in questo momento i Rohingya continuano a essere perseguitati, ma cosa che nessuno dice. E in questo momento i Rohingya rimpiangono Aung San Suu Kyi perché hanno una paura tremenda e non hanno nessuna intenzione di tornare dal Bangladesh in Birmania fin tanto che al potere ci sono i militari, perché non hanno nessuna garanzia di sopravvivenza. Ripeto, è una di quelle questioni, un po' come diceva prima Manuele sui talebani, chissà. Cioè noi siamo abituati a vivere nella nostra comfort zone e di volta in volta stabiliamo chi è la vittima e chi è il carnefice, ma le cose non sono così semplici. Tornando al complicato panorama interno dell'Afghanistan, si riesce a dire qualcosa delle
differenze e delle interazioni tra le etnie principali dell'Afghanistan. E i talebani cosa c'entrano con loro? Beh, bisogna fare una premessa che è vera nella storia dell'Afghanistan, cioè che c'è stata una comunità dominante, che è quella dei Pashtun, che a sua volta è stata vessata dal colonialismo britannico, che l'ha divisa in due, creando la frontiera artificiale e attuale tra Pakistan e Afghanistan, che ha diviso effettivamente in due questa grande comunità. Ma bisogna anche dire che c'è una comunità particolarmente vessata, che sono gli Hazara, una comunità di origine turco-mongola, che quindi ha dei tratti somatici abbastanza diversi dal resto degli afghani, e che si tratta di una comunità che ha subito un vero e proprio genocidio, questo già alla fine del 1800, quindi quando i talebani non esistevano nemmeno in mente del, come si dice, e che quindi hanno portato e portano il peso di questo stigma, tant'è che forse la stragrande maggioranza degli afghani che sono scappati dall'Afghanistan, perché dall'Afghanistan non si scappa dal 15 di agosto, si scappa da che c'è la guerra, erano degli Hazara, una comunità che quindi è sempre stata mal considerata naturalmente anche dai talebani, anche perché questa comunità, che parla comunque il persiano, che è una lingua molto diffusa in Afghanistan, è di scuola sciita e non sunnita, e quindi sono sempre stati considerati, come dire, degli apostati. Poi ci sono delle comunità minori, però più forti, magari anche dal punto di vista militare, i tagiki, gli uzbeki, che sono popoli o di lingua persiana o di lingua turca. Allora, i talebani in mezzo a tutto questo. I talebani erroneamente vengono definiti, diciamo, una forza simile a quella che erano 20 anni fa. Non capisco come si possa pensare che in 20 anni le cose non si modifichino. E questo movimento si è effettivamente modificato. Ha tentato, questo non vuol dire che ci sia riuscito, ma bisogna dargliene atto, di diventare una forza di liberazione nazionale, cioè di non essere più identificata come era all'inizio, come la forza di liberazione dei Pashtun, che voleva ripristinare in Afghanistan il ruolo dei Pashtun, ma come un movimento appunto nazionale che comprendesse tutte le comunità. Quindi ha cominciato lentamente la sua espansione nel nord del paese, che sono le zone tagiche, uzbeke, kirghise, prendendo anche, come dire, assumendo dei comandanti militari che venivano da quelle comunità. Con gli Hazara il discorso ovviamente è sempre stato più difficile, perché gli Hazara comprensibilmente già non si fidano generalmente degli altri afghani, figurarsi se si fidano di un gruppo fondamentalista sunnita. Però i talebani hanno tentato, per esempio, nella formazione di questo governo molto poco inclusivo, di metterci anche un Hazara. Ci sono riusciti, non so come ci siano riusciti, ma ci hanno provato. Questo movimento ha fatto anche un'altra operazione che è interessante dal punto di vista della società afghana, ossia ha cercato di superare quelle che sono le divisioni tribali, ossia di riferimento delle singole tribù e dei clan, che hanno sempre caratterizzato la vita di un paese che, un po' se vogliamo come il Myanmar, aveva un problema tra il centro, cioè la monarchia e il re, e le varie comunità che facevano più riferimento ai khan, cioè ai capi delle tribù o ai capi dei clan. I talebani hanno cercato di porsi come un movimento sovratribale. Esserci riusciti è un altro discorso, ma è paradossale notare che noi occidentali abbiamo fatto esattamente il contrario. Quando siamo stati per 20 anni in Afghanistan abbiamo rafforzato proprio il sistema tribale, ossia consegnando fette di potere, di denaro e di impunità ai cosiddetti signori della guerra, che erano appunto dei rappresentanti etnici, uno per i
kirghisi, l'altro per gli uzbeki, l'altro per i tagiki. Quindi quello che io penso e intravedo nel futuro dell'Afghanistan è un problema soprattutto tra una cupola, una leadership che è diventata una leadership erudita, potremmo dire. Mi ricordo molto bene come erano i talebani 20 anni fa, ti ricevevano seduti su un Kalashnikov, non parlavano una parola d'inglese e i loro discorsi erano molto rozzi. Oggi noi abbiamo visto le fotografie, le immagini di questi signori tutti vestiti di bianco, tutti col gilet nero, turbante nero, che parlano un inglese di buona qualità e che fanno dei discorsi politici complessi. Il problema è tra una cupola che forse ha, diciamo, l'idea di costruire questa forza nazionale che possa superare le tradizionali diverse tra comunità diverse, e una truppa di terreno su cui ovviamente si sono basati, che non è per niente erudita, in molto caso si tratta di persone molto giovani che l'unico lavoro che sanno fare è quello di usare le armi, che sono stati però la pedina militare che ha consentito la vittoria, che adesso presentano il conto e che quindi vogliono fare e vogliono avere una fetta di potere. E sono questi i personaggi che si sono macchiati dei fatti di sangue, sia nella Zarajat, cioè nella terra degli Azara, sia nei confronti di donne che sono state strumpate, di attivisti che sono stati derubati, ma più per derubarli che per seguire una lista di proscrizioni. I talebani hanno emanato un'amnistia e al momento sembra che la stiano rispettando. Hanno anche detto che avrebbero punito gli episodi di violenza che si sono verificati, ma non sappiamo poi se l'abbiano fatto. E quindi, diciamo, c'è una scommessa, non è l'unica, tra una leadership che noi potremmo definire benché oscurantista e illuminata, e comandanti e truppa di terreno che invece forse rispondono ancora, diciamo, alle vecchie logiche mischiate all'ignoranza, al desiderio di vendetta, a tutto quello che contorna la fine di una guerra civile. È una scheggia di problemi che però ha creato parecchio disagio, per non dire sofferenza spirituale, a alcune componenti più attenti ai fatti della Birmania, di ispirazione buddista, no? E l'aver dovuto fare i conti, diciamo quasi improvvisamente, perché alcune cose si erano già verificate analoghe in Ceylon, che nella Birmania di fortissima, profonda influenza buddista ci fossero delle componenti di un radicalismo inedito nella storia birmana, almeno nei tempi recenti, per giunte guidate anche da alcune componenti di spicco all'interno del monachesimo buddista. Sì, ci sono stati diversi gruppi di monaci e diversi monaci, qui ci si riferisce in particolare al famoso Ashin, che poi si inghira maestro, Viratu, che era stato definito come il volto del terrore buddista, che sono stati tra i principali artefici delle spinte persecutorie nei confronti dei Rohingya. Ecco, parentesi, questi stessi monaci incitavano a votare contro Aung San Suu Kyi, che era considerata non complice delle persecuzioni, bensì protettrice dei Rohingya. Il problema, anche in questo caso però, consentitemi, è molto occidentale, cioè noi ci siamo abituati a pensare al buddismo in una visione molto hollywoodiana, in una visione molto da figli dei fiori, molto che mischia Gandhi, i mistici, i sufi e i centri benessere dove si vedono le statue del Buddha e l'incenso, cioè c'è questa visione molto molto glamour del buddismo, molto pacifista, e non è vero, o quantomeno il buddismo
Intanto è un modo di, più che una religione, appunto, è una filosofia di vita. Ma in realtà il buddismo in questo senso è pacifista tanto quanto lo è il cristianesimo. Cioè, potremmo dire, quanto ci turba pensare che molti tra i nazisti erano ferventi cattolici. Ed è assolutamente la stessa. Come vedete, non vado indietro alle crociate. Quanto ci turba pensare che molti tra i più feroci razzisti americani siano membri di sette integraliste cristiane. Accade lo stesso per il buddismo. In una nazione come la Birmania, dove tutto è amplificato dal fatto che parliamo di una nazione in cui si vive come in Occidente potevamo vivere qualche secolo fa. Quindi in una nazione dove fondamentalmente tutto si riduce sempre a una guerra tra poveri, dove pensando alla regione dell'Arakan, che è la regione dei Rohingya, è anche la regione più povera della Birmania, perché essere più poveri della Birmania vuol dire essere molto, ma molto poveri, e al cui interno ognuno mangia l'altro. Cioè una racanese mi disse non ci sono, me lo ricordo ancora, mi disse non ci sono più pesci in mare, non ci sono più uccelli in cielo, e per lei la colpa era dei Rohingya che devastavano tutto, mangiavano tutto, rubavano tutto. Cioè tutto si riduce a un conflitto tribale. Cioè se pensiamo alle problematiche che noi nel civilissimo Occidente stiamo vivendo, basta che guardiamo in Polonia, no? O in casa nostra, quindi, e con tutti i razzismi che si creano, ecco, provate a pensarlo portandosi indietro nel tempo in una situazione socio-economica di un'Europa del 1700, 1800. Quindi, ripeto, anche in questo caso siamo abituati a considerare, a valutare le cose secondo la nostra visione, cioè il buddismo secondo la versione occidentale, che poi può essere più o meno hollywoodiana, ma siamo tutti abituati a pensarli nel gesto del guai, siamo tutti abituati a pensarli in meditazione, poi nell'immaginario collettivo si mescola buddismo appunto con sufismo, con induismo, è come quando dicono gli indù sono pacifisti perché pensano a Gandhi, mentre se c'è una popolazione e per certi versi una religione che sanguinario forse può sembrare un termine brutale, però lo sono, e sono proprio loro, parlavi prima dei Tamil in Sri Lanka. Quindi, ripeto, è molto una nostra visione, e quando poi gli altri non corrispondono al nostro immaginario, ci stupiamo e li condanniamo e ci scordiamo come eravamo noi o come lo siamo poi alla fine dei conti. Che ne è dell'Islam in Afghanistan? Ma si può prendere da molti punti di vista. Intanto si tratta di una società molto tradizionale, dove per tradizionale intendo molto legata alle tradizioni, alle radici. E l'Islam è un collante fortissimo. Io ricordo molto bene quando sono andato in Afghanistan nei primi anni 70 che nel momento in cui si doveva pregare, secondo i ritmi stabiliti, tutto si fermava, l'autobus si fermava, bisognava scendere dall'autobus, aspettare che la gente distendesse il tappetino e facesse la sua preghiera, lo stesso valeva negli uffici pubblici e così via. E questo naturalmente valeva anche per le regole sociali, quindi il purda, ossia la separazione delle donne dagli uomini, il fatto che le donne avevano un ruolo sociale nella casa, gli uomini andavano a lavorare, le donne non potevano essere accompagnate
se non dal proprio fratello, dal proprio marito. Quindi questa era la società che io ho visto negli anni 70 e che erroneamente a volte si fa passare per essere stata una società molto avanzata, facendo girare quelle fotografie di ragazze in minigonna che facevano le sfilate di moda, che c'erano, però erano una cosa ristretta, magari all'hotel Kabul dove sfilavano gli abiti di Chanel, però poi nelle strade tutte portavano il burqa o chadri, e soltanto negli uffici pubblici la monarchia di allora e poi la Repubblica avevano introdotto la possibilità di stare a viso scoperto. Questa è la base dell'Afghanistan. C'è una cosa interessante da dire, che paradossalmente il salto che noi potremmo chiamare progressista, ossia donne che diventano parlamentari, donne che diventano direttrici di giornali, avviene durante l'occupazione sovietica. Ma in quel momento, essendo il nostro nemico, non si può riconoscere all'Unione Sovietica la promozione di quei valori, perché per noi era un regime, e lo era un invasore, e lo era, quindi andava combattuto, ma nessuno si sarebbe mai sognato di dire sì, però hanno favorito i diritti delle donne, hanno dato la possibilità di elevare l'hijab, hanno costruito il sistema idrico, hanno promosso un sistema sanitario nazionale gratuito. Ecco perché delle volte c'è una sorta di ipocrisia quando, diciamo, il nostro nemico comunque deve essere quello che ha solo il segno negativo. E questo è anche il motivo per cui io cerco, mi sforzo di capire se questo nemico, i talebani, che noi conosciamo molto poco, possa essere o meno un interlocutore, che è il grande dibattito di questo momento, trattare o non trattare con i talebani. Riconoscerli o non riconoscerli, dargli i soldi che sono congelati nelle banche americane o non darglieli aspettando che aprano le scuole e così via. Questo è uno dei grandi dilemmi. Io penso che dovremmo trattare. Purtroppo, avendo chiuso tutte le ambasciate, quindi la possibilità di utilizzare le armi della diplomazia, lo vedo piuttosto difficile. Ci sono delle spinte a farlo, paradossalmente una di queste spinte viene dalla Chiesa Cattolica, non apertamente, non sentirete mai dire al Papa trattiamo con i talebani, ma eppure in questo paese dove è vietato fare proselitismo, dove l'unica chiesa che c'era era dentro l'ambasciata italiana in quanto chiesa dell'ambasciata, in cui non ci poteva essere un amministratore se non, diciamo, con un termine sui iuris, che significava che in realtà, come dire, non aveva una diocesi, la sua diocesi stava in Italia. Eppure c'è questa attenzione per dire forse la strada per poter, come dire, negoziare una possibilità esiste. Lo dico perché, per esempio, le suore della Congregazione della Carità, che sono delle suore che sono state in Afghanistan, penso anche durante i sovietici, durante i mujahideen, durante i talebani, durante il governo, adesso sono andate via. C'è una dichiarazione di questa suora l'altro giorno che diceva: io voglio tornare in Afghanistan. E io sono sicuro che i talebani non le toccherebbero, perché se non fanno proselitismo ma fanno operazioni umanitarie, non sarebbero perseguitati. Quindi c'è, come dire, ci sono delle strade che si possono intraprendere, naturalmente ci sono anche delle regole che vanno osservate, piacciono o non piacciono. Penso proprio che sia il tempo, ormai molte cose si sono positivamente accumulate, magari anche degli interrogativi. Penso che sia il tempo per cominciare a porre delle domande. Io proporrei questo, raccogliamo fino a 4-5 domande e poi dopo si risponde. Sì. Buongiorno, una domanda sulla Birmania. Si è parlato di Rohingya, la minoranza etnica, e se ho capito bene sono più di un centinaio di etnie presenti in Birmania. E cosa di speciale le etnie degli Rohingya?
perché è così perseguitata rispetto a tutte le altre centinaia che ci sono? Altre domande se ci sono ancora? Questa era sui Rohingya, come mai si pensa che siano più perseguitati e se così è. Ma io in tutto questo dibattito, che sicuramente è positivo dal punto di vista anche geopolitico, vi chiedo, ma il denominatore comune, che secondo me non viene mai fuori, ho sentito parlare di Pakistan, ho sentito parlare di Afghanistan, di Nicaragua, ho sentito parlare di Birmania. Il denominatore comune, secondo me, si chiamano Stati Uniti, cioè tutto questo devastazione a livello internazionale nasce comunque da un imporsi, no, degli Stati Uniti su tutto questo, cioè gli Stati Uniti laddove vanno a toccare, vanno ad uccidere e non sono mai assolutamente dall'ONU soprattutto considerati come strumento di morte umanitaria, il cattivo viene sempre dall'altra parte. I talebani sono cattivi, i talebani sono questi, però avete messo in evidenza che il governo talebano, se così vogliamo chiamarlo, è un governo di difesa territoriale, di difesa del suo popolo. Allora voglio capire, ma voi che avete vissuto queste situazioni e avete anche visto dal punto di vista del giornalismo internazionale, cioè come si, cioè non riesco magari a mettere insieme la domanda, ma voi sicuramente avete capito, come possiamo combattere a livello internazionale questo morbo, perché di questo si tratta. Buonasera. Un elemento che è emerso dai vostri interventi, che accomuna le due realtà, è il papavero da oppio, che è fonte di commercio clandestino a livello internazionale, che alimenta poi anche i signori della guerra, perché attraverso quei proventi comprano le armi. Ecco, l'Occidente, io credo che rispetto a questa realtà, a queste due realtà, il commercio internazionale della droga, dell'oppio, dell'eroina, ci sia dell'ipocrisia da parte dell'Occidente, perché mi chiedo, ma per contrastare questi signori della guerra da una parte e dall'altra, l'Occidente cosa fa rispetto a questo tema, al tema della produzione dell'oppio, dell'eroina e così via? Una domanda? Beh, comunque ce n'è abbastanza, eh? Di nuovo Rohingya. Perché sono più perseguitati? Perché sono così perseguitati, anche qui tardi, eh? Sai che c'è, non lo so mica, non te lo so dire di preciso, e se lo sapessimo probabilmente avremmo risolto un bel problema. Mi riallaccio però alla domanda fatta dalla signora che vedeva come comune denominatore gli Stati Uniti. Ecco, nello specifico la Birmania no, gli Stati Uniti non c'entrano assolutamente nulla. Se proprio vogliamo identificare un colpevole è la Gran Bretagna. Cioè, i due cose diverse. Hanno sempre viaggiato. Insomma, adesso questa mi scusi, ma mi sembra un po' una generalizzazione un tantino eccessiva. Perché a questo livello allora le posso dire Stati Uniti e Inghilterra ci hanno salvato dai tedeschi, dal nazismo. Stati Uniti e Inghilterra vanno in maniera... L'Inghilterra, la Gran Bretagna di quel periodo è la Gran Bretagna dell'impero. È la Gran Bretagna che era la maggior potenza mondiale prima che lo fossero gli Stati Uniti.
era la Gran Bretagna dell'impero britannico, era la Gran Bretagna della regina Vittoria. Cosa fece questa Gran Bretagna? Che pensò bene di spostare masse di popolazione dal Bangladesh alla Birmania. E già in Bangladesh avevano fatto danni, come hanno fatto danni in India, come hanno fatto, cioè lo scenario del parte sud-est asiatico, parte Asia del sud, in quello scenario gran parte delle responsabilità sono della Gran Bretagna, che forse, ma qui vado in un campo che non è mio, quindi non vorrei dare, c'è anche qualche responsabilità iniziale in Afghanistan, quindi starei attento, perché se no parliamo degli Stati Uniti come oggi si parla della Cina, qualsiasi cosa è colpa della Cina. Fino a qualche anno fa qualsiasi cosa era colpa, il capo espiatorio, comunque il potere occulto, la cupola, in genere è sempre pericoloso da identificare. Comunque, tornando, la Gran Bretagna, l'Inghilterra, ha avuto delle serie colpe perché ha trasportato una fetta di popolazione, perché loro servivano, perché in Birmania c'era già allora un discorso di manodopera necessaria soprattutto per l'industria tessile. I Rohingya, secondo i birmani, secondo i Bama, sono immigrati illegalmente dal Bangladesh o trasportati dagli inglesi. Secondo altri, c'erano già dei Rohingya come popolazioni originate nel Golfo Persico, che poi via mare si sono spostate in Birmania. E anche questo è vero, sono entrambe vere le ipotesi, su questo gli storici dibattono, perché poi c'è sempre una percentuale in più per l'opinione A o una percentuale in più per l'opinione B, in funzione chi la voglia gestire e maneggiare. Comunque sia, poi si ritorna al problema dei poveri, cioè si sono stanziati in quella che è la regione più povera della Birmania, in cui si sono trovate popolazioni di poveri a contendersi la sopravvivenza, con una differenza, e questa non è una valutazione di giudizio, attenzione, però è un dato di fatto, che il buddismo è tendenzialmente inclusivo, cioè il buddista tendenzialmente va bene tutto. Io una volta ho detto che il buddismo è liquido e l'Islam è elettrico. L'Islam non ha questa forma di inclusività che ha il buddismo, vale a dire, se un giovane arakanese buddista o una giovane, diciamo la donna che è più facile, ad esempio, se una giovane buddista vuole sposare un islamico, non deve chiedere il permesso ai genitori, quantomeno glielo danno, non c'è un dramma. I genitori del ragazzo la accettano se lei si converte, non è così viceversa, cioè gli islamici tendono in quella situazione a crearsi una sorta di nicchia ecologica, cioè si sposano tra di loro, comprano nei loro negozi, fanno affari tra di loro. Questo in una situazione di povertà viene visto in maniera abbastanza ostile, proprio perché la minima discrepanza, cioè se io compro solo da tu non compri da me, fin tanto che siamo tutti bene o comunque siamo in una situazione di benessere e di ricchezza, ci sta. Quando è una situazione di povertà, lo scontro, la scintilla è pressoché inevitabile. Volevo solo aggiungere una cosa a proposito dell'oppio. Anche qui l'Occidente cosa fa? Allora, intanto il commercio, attenzione, non vediamola solo da un punto di vista occidentale, il commercio, la maggior parte del commercio in questo momento è in Asia e non è solo oppio, una delle fonti maggiori di droga sono le metanfetamine. Le metanfetamine sono è una droga sintetica che costa pochissimo a produrre e costa pochissimo al dettaglio. Dalla Birmania, uno dei punti, e qui torniamo ai Rohingya, di transito, di traffico, è proprio la regione dei Rohingya, l'Arakan, che è tra la Birmania
e Bangladesh. Il Bangladesh è uno dei più forti, pensate come ritornano le cose, no? È uno dei più forti consumatori di metanfetamine. Perché? Perché le metanfetamine permettono di lavorare 20 ore al giorno, 22 ore al giorno, 23 ore al giorno. Poi uno muore, ma questo è irrilevante per chi fa questo tipo di traffici. Bangladesh è un mercato di 100 milioni di potenziali consumatori di metanfetamine. Quindi chi controlla la regione dell'Arakan controlla il corridoio attraverso cui le metanfetamine prodotte nel nord della Birmania, nell'ovest della Birmania, passano e vanno in Bangladesh. Quindi anche qui, attenzione, non è solo l'Occidente al centro, non siamo al centro dell'universo. E da un'altra, non necessariamente, anche nel mare ci consideriamo al centro del pianeta, non è così. Allora, per rispondere alla sua questione, che è una domanda da 100 punti, ci vorrebbe sicuramente uno storico di storia universale. Io posso fare soltanto questa considerazione. La storia dell'umanità è fatta in gran parte dagli imperi, che hanno solitamente un desiderio di espansione e imposizione che è violento. Questo è stato vero per parlare dell'Afghanistan tra l'impero zarista e la Gran Bretagna, formazione di frontiere, attacchi alle popolazioni, deportazioni, le cose che ricordava Morello, la deportazione, perché di deportazioni si trattava in Myanmar, ma anche nello Sri Lanka, dove sono stati portati non i Tamil della zona nord dello Sri Lanka, ma quelli del centro per coltivare il tè. Lo stesso hanno fatto portando i cinesi in Malaysia, quindi alterando, diciamo, le situazioni, e molto spesso ovviamente in maniera violenta, cioè spostando persone che forse non si sarebbero volute spostare. C'è un impero che non si è macchiato di questi crimini. Nella storia recente direi che se ce n'è uno è quello cinese. Mentre gli americani, che sono una nuova forma imperiale, diciamo una sorta di impero liquido, effettivamente da che sono diventati, diciamo, una potenza fondamentale sulla scena mondiale, non hanno fatto che fare delle guerre. L'impero sovietico sappiamo che ha avuto la stessa tensione violenta, sia all'interno dei suoi confini, sia finanziando guerriglie dove poteva. La Cina, se uno deve fare i conti con la storia imperiale della Cina, escludendo quelli che la Cina, e qui naturalmente si entra in un discorso molto complesso, considera suoi territori, quindi il Tibet, Hong Kong, Taiwan, e lì naturalmente uno potrebbe dire diamine, ma l'occupazione del Tibet non è forse un'occupazione violenta, però nei confronti dell'aggressività per altre nazioni non è questo un mestiere della Cina. Questa è una cosa invece che è stata tipica, che è tipica dell'impero americano, che è stata tipica delle potenze coloniali europee, a cominciare dagli italiani. Ci siamo venduti come italiani prevalenti, ma abbiamo utilizzato i gas in Etiopia, raccoglievamo gli occhi nei secchi in Croazia degli oppositori agli italiani, abbiamo impiccato Omar al-Muqtar, cioè, e non abbiamo nemmeno il coraggio di vedere il film che racconta quelle imprese, perché è sostanzialmente vietato vederlo nelle sale italiane. Quindi le risponderei così. Purtroppo sì, abbiamo, ma non soltanto come occidentali, come giustamente diceva Morello prima, non siamo al centro del mondo, ma certo gli americani hanno delle grandi responsabilità, perché più è grande l'impero, più la responsabilità è forte. Ma aggiungo io, se si è alleati dell'impero e si sta zitti quando l'impero pesta i piedi agli altri, si è complici o si è con l'anima candida? Sulla questione dell'oppio, una cosa va chiarita, soprattutto dopo che un importante giornalista italiano ha scritto sul Corriere della Sera che l'Afghanistan è un narcotraffico e i talebani sono dei narcotrafficanti. Non è vero.
I talebani hanno sradicato la produzione dell'oppio durante il primo emirato talebano e, diciamo, la gestione dell'oppio, la coltivazione dell'oppio in Afghanistan durante la fase della Repubblica era patrimonio dei signori della terra, che erano in molti casi anche imparentati addirittura col Presidente della Repubblica. Cosa facevano i talebani? Sfruttavano la parte illegale della faccenda, non quella tollerata. La tollerata era la produzione, la parte illegale era il narcotraffico, trasformazione in eroina, poi far partire la merce per la Russia, per la Turchia. I talebani prendevano una tangente. Una ricerca abbastanza recente sulla gestione delle finanze talebane in quattro province dell'Afghanistan, dove i talebani erano particolarmente presenti, con un governatore ombra, un ministro delle finanze ombra, diceva che l'80% dei dazi riscossi dalla guerriglia era su beni legali, come le sigarette, solo il 20% sul traffico di stupefacenti. I talebani hanno detto nella prima conferenza stampa che hanno fatto che sono disposti all'eradicazione totale dell'oppio, stanno facendo un'operazione di pulizia molto controversa nei confronti dei tossicodipendenti. In Afghanistan parliamo del 3,5% della popolazione, non so se avete visto le immagini, prendendo la gente che dorme sotto i ponti a Kabul e costringendola per 45 giorni a fare dei programmi di disintossicazione. Questo è il loro modo, diciamo, piuttosto violento di fare un'operazione di pulizia, ma presumibilmente sono favorevoli alla eradicazione totale del papavero, anche se, diciamo, in questa situazione di braccio di ferro con l'Occidente potrebbero essere tentati di utilizzarla come arma di scambio in cambio di denaro o di altri privilegi. Io penso siamo arrivati ad un punto quasi conclusivo. Certo che è molto stimolante questa associazione, un profilo di carattere così complessivo, l'associazione della natura violenta degli imperi, no? E con un riguardo un po' d'eccezione sulla Cina. Aggiungo solo questo piccolo punto di osservazione che meriterebbe di spiegare una bella cartina analitica, no? Sì, la Cina è un impero nascente rispetto al mondo. Come si regoli rispetto al mondo esterno, adesso che è ancora in fasce, rispetto a come potrebbe essere quando le fasce tirino fuori un adolescente adulto imperiale, è un punto interrogativo interessante. Alcuni segnali ci sono già a questo riguardo. Come si comporta l'impero post fase adolescenziale? Sì, ci sono delle persone ancora che intervengono. Buonasera, se posso condividere la mia esperienza che ho vissuto in Afghanistan negli ultimi periodi, praticamente da 15 agosto in poi, quando sono entrati i talebani. Io sono un ragazzo afghano, vivo in Italia circa 12-13 anni, sono un ragazzo Hazara, vissuto. Sono nato a Ghaznin, provincia di in centro dell'Afghanistan, sono a circa 300 km distante da Kabul. Io sono andato in Afghanistan dal 30 luglio, sono rimasto bloccato per tre mesi. Ho cercato di contattare l'ambasciata italiana in tutti i modi con un certo dottor Claudi, e purtroppo non mi hanno fatto come hanno evacuato tutti gli altri cittadini italiani che erano in Afghanistan. Ho dovuto prendere il visto dall'Afghanistan e andare in Iran, a tornare in qualche modo in Italia comunque. Io volevo sapere, in Europa, in occidentale, no? Dicono del diritto umani, del diritto delle donne. In Afghanistan non esiste adesso il diritto delle donne. Sappiamo che i talebani sono entrati in Afghanistan da tre mesi. Le donne non possono più frequentare la scuola. E un esempio, la mia moglie, la mia ragazza, la mia sorella, praticamente da tre mesi, che dovevano finire l'università entro un anno,
Adesso stanno a casa, non possono fare niente, né un corso né università, stanno a casa a fare niente. Gli occidenti cosa faranno? Come comporteranno con questi talebani? A dare i diritti delle donne, i diritti delle etnie che vivono in Afghanistan come la minoranza, gli Hazara. Gli Hazara perseguitati da anni, li ammazzano di continuamente, dell'attentato in tutti i modi. Però l'Occidente non hanno mai conosciuto come genocidio di Hazara. E questa, chi è che le prenderà la responsabilità? I talebani non li prenderanno, sicuramente i talebani, perché noi non possiamo fidare dei talebani, perché i talebani non saranno solo un talebano che noi lo vediamo in televisione, perché quelli signori della guerra, quelli che noi vediamo in televisione sono i talebani che hanno creato gli americani, che sono presentati a Doha perché dovevano loro a governarci l'Afghanistan, che adesso in realtà i talebani sono tanti di diversi. Tipo i talebani sono i talebani di pakistani, i talebani afghani, però non vanno mai d'accordo tra loro. Tipo i talebani afghani sono la maggior parte, arrivano dal Kandahar, e poi i talebani di Pakistan arrivano dal Peshawar e da tutte le parti del Pakistan, sono molto fondamentalisti. Io ho vissuto in questi 3 mesi a Kabul, alcune altre città dell'Afghanistan, i talebani afghani magari hanno una mentalità diversa dei talebani pakistani, perché sono comunque, loro sentono di essere afghani, non trattano male come trattano i pakistani, perché i pakistani cercano sicuramente, stanno perseguitando tutti i personali che hanno lavorato come presidente del governo precedente afghano. E questo è un grandissimo problema. Adesso che noi ricordiamo che tutti gli afghani scappano dall'Afghanistan, perché non scappano solo per il fame, scappano anche perché veramente rischiano la vita. La maggior parte delle donne adesso sono bloccate lì, che hanno lavorato da 20 anni con occidentali, come infermieri, come traduttori, qualsiasi maniera hanno lavorato con occidentali con 20 anni, adesso stanno lì, la corridoio umanitario non funziona niente, tutti occidentali sono abbandonati, tutti afghani lì, in Afghanistan adesso in silenzio, non abbiamo nessuno, non sappiamo, non c'è la cultura afghana, adesso è distrutta la cultura, e non sentiamo la musica, perché gli afghani non vivono senza musica, noi abbiamo la musica nel sangue. Adesso, quando entra il talebani, noi la musica non sentiamo, perché altrimenti se sentiamo noi non siamo assolutamente musulmani veri. Questo è un grandissimo problema. Il problema grosso è che adesso noi afghani, in questo periodo, le gente non hanno più un denaro, le vendono tutta la roba della casa perché cercano per sopravvivere. Soprattutto adesso che è inverno, che arriva un inverno freddissimo a Kabul, anche al nord dell'Afghanistan, che non ci sono il gas, non ci sono il modo per riscaldarsi la casa, no? E non hanno niente. E i soldi adesso che sono bloccati, gli Stati Uniti che hanno bloccato i soldi afghani, che non vogliono mandare in Afghanistan. Io non so, i soldi afghani, se anche li mandano in Afghanistan, non so a chi li danno. Non possiamo fidare dei talebani. Questi talebani non si può fidare, perché non esiste, perché da anni che adesso tutti occidentali che hanno aiutato con questi talebani hanno avuto a che fare, però questi talebani che noi li vediamo in televisione è diverso di quelli che li vedi in Afghanistan. Io 3 mesi ho vissuto in Afghanistan e ho visto che i talebani non sono quelli che noi vediamo in televisione. Poi evidentemente dopo ancora rispondere, ma lasciamo che lui interagisca con te rispetto a ciò che tu hai detto. Ma io non mi permetto di dire niente quando parla un afghano, cioè la sua testimonianza vale sicuramente più della mia. Saif, che conosco da prima, è stato in Italia molto tempo e giustamente denuncia anche il fatto del modo in cui è stato trattato, cioè lasciato in un aeroporto come molti altri e abbandonato da un paese che gli aveva fatto promesse. Può darsi che lui abbia ragione, che i talebani siano
quello che mi descrive, che ci sia questa differenza tra i cosiddetti talebani del sud e quelli che lui chiama talebani pakistani, che io chiamerei talebani dell'est. Ma diciamo, queste forse sono anche cose che ci vorrà tempo per capire. Io quello che mi chiedo e che gli dico è la vergogna di un paese che non avrà il modo di difendere gli afghani, perché non ha lo strumento per farlo, perché abbiamo chiuso l'ambasciata, abbiamo chiuso l'ufficio di cooperazione, il primo a salire sull'aereo dell'evacuazione è stato il nostro ambasciatore, adesso abbiamo aperto l'ambasciata a Doha, cioè, come dire, a 2000 km di distanza. Quindi tutto quello che tu dici hai ragione, ma io mi chiedo a che serve sventolare i diritti delle donne, i diritti alla salute, il diritto alla sanità, quando tu non hai lo strumento per difenderlo. Seconda cosa, e poi concludo, il problema umanitario. Non dare in questo momento l'aiuto umanitario agli afghani, secondo me, è un crimine contro l'umanità. Non mi interessa il regime che c'è in questo momento. In questo momento gli afghani hanno bisogno di scaldarsi, di mangiare, di vivere. Poi, dopo l'inverno, penseremo al governo. Ma in questo momento è necessario, cosa che non sta avvenendo, che arrivino gli aiuti umanitari, che non è necessario darli al governo talebano, si possono gestire, però ovviamente d'accordo con le istituzioni afghane, perché altrimenti facciamo un'altra operazione di colonialismo. Diamo da mangiare, un tetto agli afghani per riscaldarsi, e poi a primavera penseremo a che cosa si deve fare dopo. Avresti ancora qualcosa da dire? Sì. Comunque penso che questa ultima, diciamo, chiamiamola così, conclusione, anche se viene parzialmente dall'Afghanistan, ma penso che cose analoghe potrebbe anche dire Massimo, può servire anche come, diciamo, punto di attesa, perché alcune cose si deve veramente vedere come andranno a finire. Perciò un invito che io proporrei di mantenere, di osservare, spero che sia anche condiviso da voi, è che su questa questione del rapporto con questi due mondi, possibilmente, nel modo in cui sarà possibile, non si spenga l'attenzione, ma che ci sia un momento che ricorra tra un po' di tempo per vagliare la situazione ed eventualmente anche, perché no, trovare anche strade per esprimere solidarietà con ciò di cui abbiamo sentito la situazione. Tanto però vi ringrazio e vi auguro di una buona uscita dopo aver fatto un'entrata così ordinata e schedata, e sperando di poterci rivedere presto a informarci di nuovo. A presto! È passato il microfono per dire che i due libri, anzi tre libri, perché due giorni fa Emanuele ha fatto uscire un libro anche intitolato Talebani, si trovano all'ingresso e in entrambi quel Burma Blu e in La Grande Illusione c'è ancora un aspetto che accomuna le due aree di cui non si è parlato, che sono due aree di transizione, che sono a cavallo tra mondi. È un po' il pallino anche di Massimo, perché la Birmania si trova esattamente a fare da cuscinetto tra quello che è il mondo cinese e il mondo indiano, e accumula al suo interno, ha accumulato una serie di, adesso uso una parola che Manulo aborre, cioè etnie, quindi di popoli diversi che sono rimasti intrappolati lì in mezzo, esattamente come successo all'Afghanistan storicamente, perché è anche quello una zona cuscinetto, addirittura gli inglesi si sono inventati la Durand Line per dividere il loro impero da quello zarista e poi da quello persiano, trovato, mettendoci in mezzo una terra che era popolata da diverse, e qui uso un'altra parola che invece contrappone loro due, e cioè il tribalismo che Massimo
ritiene che possa essere un orizzonte futuro, noi accordando sugli orizzonti geopolitici, e anche in quel caso si trovano lì in mezzo, intrappolate delle etnie, dei popoli, delle persone che hanno una cultura tra loro diversa e che sono andati a formare una specie di nazione collocata tra quello che è l'impero persiano, la Persia, il mondo tutto sommato occidentale, che poi dall'altro lato, adesso non ho messo la mappa del corridoio del Wuhan, quello che è la Cina e quindi i mercati di Kashgar, della zona dello Xinjiang, altra zona molto, molto pericolosa. E quindi le foto sono di Saif, le foto afghane, quelle che avete visto sono quelle di quel giovane Azara che ha parlato prima, mentre le altre sono di Andrea Pistolesi, che è quello che ha accompagnato Massimo in molti suoi viaggi. E alcune le troverete anche nei libri, perché all'inizio dei libri c'è una segnatura, le prime pagine sono dedicate a mappe e immagini. Le mappe sono quelle che avete visto. Grazie.